ci sono diversi sistemi per vivere di rendita. Il più inflazionato è di recente lo spostamento della residenza all'estero per chi ha una pensione in Italia. La tassazione che si sconta in determinati paesi è infatti assai privilegiata e consente di godere della propria pensione senza le pesanti ritenute previste dal fisco italiano. Chi trasferisce la propria residenza all'estero si porta dietro la pensione lorda perché sconta le tasse nel paese di destinazione. E se va ad esempio in Portogallo, nei primi 10 anni non paga imposte. Ad esempio, una pensione italiana di 1.500 euro arriva in Portogallo a 2.000 euro senza le ritenute delle imposte. A ciò si deve aggiungere circa il 20% in più per il costo della vita più leggero. Insomma, 1.500 euro di pensione italiana equivalgono a circa 2.400 euro in Portogallo. Pensionato all'estero significa quindi, a parità di reddito entrato, essere più ricchi. Spagna, Croazia, Francia, Grecia e Portogallo sono le principali destinazioni europee scelte dai pensionati italiani. Attenzione però, il trasferimento deve essere reale. Chi sceglie un altro paese deve affittare o comprare una casa e starci per almeno 183 giorni, 184 per gli anni bisestili. In automatico, in Italia non si potrà più avere né il domicilio né la residenza.